Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questa nuova challenge alimentare. Come ciao. Tutti i Natali ci riduciamo a mangiare copiose e enormi quantità di cibo. Ragazzi, io quest'anno vinco, l'ho già detto, sì, zoom sulla faccia, sì, in editing. Quindi cosa andremo a mangiare a questo giro? Abbiamo mangiato il pandoro. Il panettone. Entrare. Però comunque quest'anno andremo a mangiare un chilo bello tondo di capelletti. E di chi è il detentore? So. Bene, dobbiamo pesare ovviamente quello che andremo a mangiare, perché sennò qui c'è qualcuno che ci urla nel manico. Quindi procediamo al peso dei 3 kg di capelletti, che saranno poi suddivisi su tutti noi tre. Allora, partiamo con quelli che sono effettivamente capelletti per davvero e non roba indecente. Ma non è vero. Sono tra l'altro capelletti fatti in casa di beneficenza, quindi anche se non li finiamo sono per una buona causa. Questo dovrebbe essere il primo chilo. C'è anche il sacchetto. Che è 9.965. E questo non è un chilo, intanto. Intanto non è un chilo e ce l'hai nel... Andiamo avanti. Secondo chilo. Questo è un chilo e due però. Attenzione. Questo è un chilo e 23. Quindi va a compensare quelli dell'altro. Okay, sì. Questo è non so cosa siano, questo, sono però vergognosi. Questo, no, l'ho peso ed è un... Ed è un chilo! È un chilo! Yeah, boy! È un chilo, ragazzi! È un chilo! Ti sto oscurando con la mia possente schiena. E partiamo, li cuciniamo e poi li mangiamo. Questa è mia. Bevacca! Ogni cosa è un quello chilo. È un chilo? Sì, vecchio! Sì. No, ma no, raga, è troppo! Ma incluso... no, è troppo niente! Ma ce la fai! Senza brodo! Marti, ma non ti sei neanche presentata già, rompi le palle, ma vai via! No, vabbè, ma secondo te... No, beh, è un po' pesante. Ma secondo te, ma secondo te! Guarda gli agnolini! Ma non è possibile! Questo sai come entra. Allora, adesso funziona così. Appena Martina darà il via, Martina è questa signorina qua che verrà dietro di me in questo momento. Parapaparara, presentati ai nostri amici. Ciao amici, ciao mamma, ho sempre desiderato di finire in TV. Sarà il nostro giudice, visto che quest'anno siamo a corto di personale. Giuseppe riesce sempre ad uscire dall'inquadratura perché giochi con la sedia. È vero. Detto ciò, adesso noi cominceremo a mangiare. Martina darà il via con il timer. Avremo 15 minuti per la prima parte e allo stop dovremo smettere di mangiare. Pescheremo uno degli incredibili pro e contro dal cappello natalizio dei pro e contro, che ritorna anche quest'anno, e poi andremo avanti a scalare le manche con un'altra manche di 5 minuti, un'altra manche di 5 minuti e poi 5 minuti finali dove non ci sarà l'ennesima manche. Quindi in totale saranno 35 minuti. Quindi possiamo partire da adesso. Yeah. Buona cena ragazzi. Buon appetito. Buon appetito ragazzi, io credo in voi. Ah, ma c'è il parmigiano in questi qua ciccioni parmesi. Buon appetito. Qui sono già pieno. Un commento a caldo e bollente. Un commento a freddo e caldo. Un commento tiepido. A me piacciono. Ne volete un po'? No, grazie. Sono buoni, no? Beh, non secondo te? Alla temperatura del sole, però. Cioè, ma non è possibile. Ah, ovviamente ci faremo dei dispetti durante il gioco e Martino deciderà se è corretto o meno. Oh! Ah, davvero? E non è corretto. Oh, un godo. Caraccioli, chi è che ha messo la bottiglia davanti lì? Lambrusco. No, è comunque l'inquadratura, Ghost. Vuoi un po' di Lambrusco, tesoro? Grazie, cavolo. Kyle. Oh, cavolo. Non fa male, dai, è tutto buono. Oh. Io cerco di farmi prendere dell'acqua. Ghost, tu parli tanto, ma secondo me sei quello messo peggio, sai? Dici? Secondo me sì. Ma Ghost fa sempre così. Lui è messo meglio di tu. Non so se è la tecnica, no, che se ne sta spostando tutti. Io cerco di fargli prendere dell'acqua. Lui stava giocando. Lui è un bastardo. Lui tutti gli anni fa questo giochino qua. No, no, non ci stanno più. Oddio, sono proprio non pieno. Non sono, sono. E infatti, come al solito. Bene, fine della prima manche, siamo arrivati al termine dei 15 minuti iniziali e siamo messi... La Madonna! Abbastanza bene. Chiedo scusa a tutti quelli che ci guardano. No, ma perché stai continuando? Ogni anno, tutti gli anni, è come il miracolo di Natale. Ghost è un ragazzino che stasera perderà. Però il microfono ce l'ho io. Bene, adesso ci fermiamo. Ci rivediamo tra 3 minuti di pausa e pescheremo ovviamente i pro e i contro dal magico cappello natalizio. E ora, pubblicità. Flirnovus Saratoga. Sapore vero. Metteteli giù. Ah, sì.
falsi, youtuber falsi. Allora, siamo alla fine della prima manche e facciamo il solito confessionale dove diciamo come ci stiamo sentendo. Io sto abbastanza bene, sono anche abbastanza ad hoc, ho usato una tecnica segreta che rivelerò a fine video. Lascio la parola agli altri che non hanno ancora capito che se loro fanno casino mentre io parlo, il video viene una madre, ma ormai lo abbiamo capito. Allora, io in realtà ho fatto la muraglia cinese qua dentro per far sì che non... Il mio segreto lo dico, perché lo sanno tutti. E il segreto è non fargli prendere il brodo, sennò se lo risucchiano e poi sono costretto a mangiarlo. Comunque mi sento abbastanza bene. Il problema non è adesso, perché adesso avevo anche fame. Il problema è dopo, quando andiamo a pescare. Quindi che Dio ce la mandi buona. Cosa devo dire? E di come sei messo? Come ti senti, Ghost? Bene. Niente, mi sento bene, come al solito voglio dire a mia figlia che non è colpa mia, mi hanno costretto. Tutti mi guardano, aspetta, fai una cosa, batti le mani. Più forte, più forte. Grazie. Ma sei ufficialmente scemo. Tu sei la salamandra della sicurezza 2.0, come ti senti? Sto tremando, okay. Sono emozionata. Però parti con Ghost. Guarda che, no, Ghost sta facendo troppo il furbo stasera. Quello che e ha scelto questo, Ghost sì. No. Buio. Buio. No. Devi mangiare bendato, Ghost. Cazzo. Deve mangiare bendato. E ti è andata anche bene, stai facendo troppo il furbo, Ghost. Ti ha fatto un cazzettone che la metà basta. Quindi Ghost ha pescato la penitenza a buio. Buio consiste in mangiare per un minuto intero dei 5 fottuti minuti bendato. Mi ha ruotato addosso. Penitenza. No. Pesca pure. Sì, sono pronto. No, però. Senti. Io mi sento che. Spero che non esca l'isotonico. Tieni, Ghost. È un pro! È un pro! So. Cos'è? Cos'è? Cazzi dell'altri. Cazzi dell'altri? Ma che cazzo italiano è cazzi dell'altri? È romano, scemo di merda. No. Ho pescato cazzi dell'altri. Come l'anno scorso, cazzi dell'altri permette al fortunato giocatore che lo pesca di dare parte del suo cibo agli altri. Visto che però non possiamo mettere questo cibo nel piatto di qualcun altro per via di Covid. Ma perché fai così? Verso la mia parte non cos'ha? Quindi adesso io metterò parte del mio cibo, che sceglierà ovviamente il giudice, in modo tale che questa challenge sia estremamente imparziale, all'interno di un altro piatto, e chi perde se lo deve mangiare. No, 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 tutti, non tutti, non tutti. Che buoni. Dai, doppia D, dai, doppia D. È un contro. No, fra, dimmi che non è quello. No, dimmi che cucchiaino. Perché tra i contro ce n'è uno dove deve mettere il ketchup e o la isotonic drink, che scoprirete cos'è solo successivamente. Quindi dovrà mangiare per arbitro per quanto tempo? Un minuto. Un minuto con il cucchiaino. Il buon doppia J deve mangiare con il cucchiaino, mentre Gostella deve mangiare con bendato per un minuto. Quindi entrambi avranno un debuff, mentre io posso sollazzarmi nel loro disagio. Quindi spero che ti vada di traverso. Come? Se ti smerdo un maglione, no, fra. 3, 2, 1. Questa è per sì. Cronizzare. Io cosa mi chiedo? Dovrei mangiare, che non ci sta manco un cappelletto in sto chiedo sta cosa. Ma sono belli tiepidi. Ghost, se ti vedi. I denti ce li hai ancora. Tu sei serenissimo. Vabbè, io ho fame. Tutto ok, Ghost. Come ti senti? Sono concentrato. Vabbè, ma è già finito un minuto. Fine! Bella! Finish! Cambio! Ci hai preso gusto! Ghost andando avanti. Ghost, lo puoi togliere, puoi toglierlo! Ghost, lo puoi togliere! Ecco, adesso cominciano i 3 minuti di silenzio. Ah, riflettere sul perché siamo in questa situazione. Io già sono arrivato. Matteo, basta. Oh, ma lui è avanti. Hai la vittoria in mano, zio. Prova, guardi che bella roba che c'è qui. Hai la vittoria in mano. O nell'ano. Allora, aggiornamento. Questo è il mio piatto. Questo è il piatto di Ghost. Questo è il piatto di Giuse. Va bene, siamo all'estrazione del fortunato vincitore. Ok. Finisco sta serata. Leggo contro. Il povero Ghost dovrà mangiare il suo piatto di bellissimi cappelletti, che ricordiamo essere... Ma come faccio senza a mangiare senza il... mano? Puoi anche non mangiare, non è che sei obbligato. No. Però per un minuto dalla prima challenge non puoi. Se sei uomo la mangi infilando dentro il naso, la fronte e l'inizio dei capelli. Quello. Voglio l'isotonic drink. Con quello sbocco al primo cucchiaino. È l'isotonica!
Liso! È peggio! Ketchup! Io tutti gli anni becco o la barbecue o la barbecue. Per favore! Scusa! Posso vedere un secondo? No, scusa, mi voglio se le giacomazzi su. Guarda come l'ha arraffato come. Pro! C'è scritto pro! Alleanza. Giudice mangia per 30 secondi! Che ha già mangiato, porco schifo! Scusa, avevo fame! Ma un secondo da un secondo fa. E quindi adesso io ti metto questo? No, ma non è. Perché Ghost? Non capisce mai. Ma basta! Fra, non è più cosa da nulla. Cioè. Ma non devi mangiare salame! 3, 2, 1. Ottimo! 30 secondi, no? Beh, sì, siamo abituati a ingoiare. Bravissima. Ma perché si batte a zone? Perché così poi sincronizzano le due clip con gli audio. Questa è la mia roba, faccio anche io, Chiara. Wow. Giudice, va bene la quantità di ketchup che c'è stata messa? Sì, sono d'accordo. Secondo me è un po' eccessiva. Sì, effettivamente. Quindi io... No, facciamo un bel... facciamo questo, mola. Mamma mia! Cosa divertente è che gli americani mangiano tutti i giorni così. Non so. Ulteriori 5 minuti di questo inferno, quello che ho nel piatto non dovrebbe esistere. Vabbè, quindi facciamo partire il buon... Semo è a posto, l'altro semo è a posto, quello più semo di tutti è... Quindi tu devi mangiare senza mangiare. In realtà 3, 2, 1, via! Evviva! Auguri! Guarda come bello il pesaggio! Guarda che sentitemi nello sbocco! Che pezzi di... Ecco che arriva l'aeroplanino! Fine! Puoi usare le mani! Ha proprio un sapore del crosta adesso! Quanti bigliettini dobbiamo estrarre ancora? Uno. Fine! Ma perché Ghost riesce sempre a mettere il bicchiere davanti alla videocamera secondaria? Qualcuno mi potrebbe allungare la videocamera così? Grazie. Come siamo messi? Non ce la posso fare. Il problema è che non è finita sta cosa qua. Io sbocco a breve. Sta cosa ci vorrebbe. Ecco che arriva il momento di Ghost. Bacchette. Ah, poteva andare peggio. Ma raga, dobbiamo farle vedere queste cose. Bacchette, quindi il buon Ghost dovrà mangiare per gli ultimi 5 minuti di challenge con le bacchette. Tocca a me. Allora, questo qua è un momento altissimo perché ancora non è uscito l'energy drink al gusto di culo. Sono rimasti due bigliettini. Uno andrà a Fox e uno andrà a... Raga, io non lo so. Prendo quello dal mio lato. Stiamo filmando, giusto? Energy drink. Contro. Questo è un contro. E noi lo stacchi, ma pure. Prendi anche proprio il mestolino, guarda. Metti. Parate. Puoi filmarmelo molto da vicino questo momento. No. Da. Bello. No, fra, non si fa cemento così. Quindi se fa schifo a me vuol dire che è letteralmente pattume. Assaggiarne uno anch'io. Scusami. Vuoi assaggiare anche tu, Luca? In inglese c'è un detto che è sucks to be you, tradotto fa schifo essere te, e in questo momento fa schifo essere te. Dirò solo una cosa. Dando disparatamente lo stomaco non riesco. Sai che ogni volta che rutto mi sento un pochino meglio? No, ma c'è da far partire il timer, animali. Ultimi 5 minuti. No, tu devi mangiare un minuto le bacchette, stupida scimmia cappuccina. Uno! Zero! È finita. Dobbiamo più fatta la guarda. Quindi andiamo a pesare quanti ne sono rimasti a Wargasm e quanti ne sono rimasti a Ghost. Adesso mettiamo su la pentola vuota, facciamo la tara. Ecco, taralo. Ricordiamo che erano 1 kg e 400 grammi senza brodo. Certo, sbattila sopra e facciamola finita. Ok, mi ho schizzato un po', lo so a me. Che schifo. Così. Tu hai tenuto indietro 353 grammi di...
E questo invece è quello di Ghost, che ha lasciato indietro 436 grammi di capelletti. Cosa hai da dire ai nostri fans da casa? Datemi fuoco. Io però te l'avevo detto all'inizio del video che avresti perso per... Quindi adesso voi vedrete la penitenza. Ho vinto, come tutti quanti si stavano aspettando, ma a quale prezzo? Questo video è stato reso disponibile dalla gentile partecipazione a questo giro non del Monopoly Soft Air, che ovviamente è partecipato e disponibile tutto il resto, ma grazie all'osteria del pescatore di Pieve, questo posto che ci ha ospitato, ha chiuso locale a posto per noi, quindi grazie, grazie e ancora grazie. Ti danno un sacco di animali, si può venire a pescare, un sacco di altre attività divertenti, trovate il link in descrizione, dategli un occhio, non fate gli stronzi, è Natale, tutto tace. Adesso vedrete Ghost che viene colpito perché ha perso, ovviamente, cosa che probabilmente si è persa visto che ci siamo rincoglioniti tutti qua. Avanti e buon Natale. Buon Natale. Cioè la granata è caricata su uno dei sei, tipo roulette russa, quindi io premerò il grilletto e sparerà la prima canna. Premerò il secondo e sparerà la seconda canna e via così fin quando non. Siamo pronti? Sei pronto adesso? Via la prima canna. Ok, questa era vuota. Via la seconda. Era vuota. Via la terza. Era vuota. Via la quarta. Era piena. Buon Natale.